Allora, aspetta che scendo. Allora, oggi vorrei dedicare l'episodio a queste creaturine qui. Di Tex Rider ce ne sono di diversi tipi che hanno diverse caratteristiche, diverse funzioni, diverse utilità. Quindi ho intenzione di andarli a prendere tutti con le sfere poche, assolutamente sì. Ce li andiamo a prendere tutti, li voglio testare tutti perché ora sono super curiosa. Me li fa mettere nelle sfere poche, vero? Sì, che me li fai mettere. No, davvero non posso? No, non ci credo. Ma non è giusto. Qui ce n'è un altro. E questo dovrebbe essere quello che raccoglie le risorse. Sì, forse sì. Yeah! Ok, adesso è nostro. Ciao Lillo. Oh, la pepeta. Calmati Lillo. No, fermo. Basta. Come faccio a fermarlo? Ok. Ma saranno tipo delle antenne quelle? È quello coi radar? Oddio, non lo so. Vabbè, lo proviamo. Ma sembrano delle orecchie, sono molto carine. Ok. Yes, ce l'abbiamo. Ciao Cicino. Ok, è comparsa come sempre la nostra bella piattaforma. Vediamo di testare la creaturina. Ok, quindi immagino che con il pulsante sinistro, sempre la solita piedata, raccoglie tutto a terra, molto bene. E invece così... Ah no, questo mi dà le informazioni. È lo scanner. Questo è quello con la funzione scanner. Mi sta dando tutte le informazioni sulla sinistra. Vedete, di 10 creature nei paraggi. Molto figo. Ma scusa, anche degli altri tech rider? No, solo delle creature viventi. Cioè, non dei robot. Il robot non me l'ha scansionato. Molto figo. Mi piace molto questa cosa. Sì, però è un peccato che non possiamo metterli nelle sfere poké. È veramente un gran peccato. Butta giù un po' di roba, grazie. No, perché ad esempio questo sarebbe fighissimo da portarselo appresso quando si va a caccia di creature. Ora, scusa Cicci, ti devo aumentare la velocità perché sto impazzendo, ci sto morendo, sto diventando vecchia aspettando che tu faccia un passo ogni volta. Aspetta, non ho visto una cosa. Ah, questo ha delle sacche aggiuntive. Ma aspetta, cioè con questa dovrei poter raccogliere risorse e riduce il peso nell'inventario. Davvero? Eh sì, di molto. Guarda qui. Scusa, hai raccolto metà? No, ovviamente no. Ma come lo uso questo per estrarre, scusami? Con questo? No. Come lo uso? No, non so come usare questo estrattore. Come... Soprattutto dov'è posizionato, scusami. Il raggio fa solo questa cosa di individuarmi le bestie, che per carità, ripeto, super utile. Sarebbe ancora più comodo se potessimo... Oh, scusa, ho schiacciato qualcosa. Scusate, patatini, mi dispiace. Gli istrosauri poverini non c'entravano niente. Sono anche illuminati a giorno, quindi dovrei notarli. Però ero sovrappensiero come al solito. Oh, aspetta, ho scoperto una cosa nuova. Tenendo premuto il pulsante destro del mouse ci dà le opzioni. Ah, per individuare solo gli umani, solidino, oppure tutti e due. Ah, vabbè, noi umani qua da individuare non ne abbiamo perché siamo soli, soletti. Però abbiamo tanti dino da individuare, quindi ok. No, voglio usare il raggio raccogli tutto io però. Ma scusa, è un raggio, giusto? Fammi un attimo rivedere la cosa, il messaggio. Un tractor beam, sì. Quando ho attivato? Come lo attivo? Voglio attivarti. Attivati. È a comando vocale. Come lo attivo? Con le batterie. Aspetta, vedo no batteries. Servono le batterie per attivarlo. C'è scritta questa cosa? E io non l'ho vista? Non c'è scritta. Mi sembra una gran fregatura. Però proviamo a mettere una batteria.
Tanto noi siamo arrivati a casa. Facciamo sto tentativo. Sto schiacciando tante creaturine innocenti io camminando. Mi dispiace, scusate. Ok, e ne abbiamo un terzo. Molto bene. Abbiamo detto che erano quattro, me ne manca uno. No, forse erano cinque. Vabbè, ora ci facciamo un giro e vediamo un pochino. Quindi abbiamo l'orecchione qui che c'ha il radar, lo sparatutto tipo ariete, con la testa d'ariete, e poi la testa di parasauro che ci raccoglie l'impossibile. Ok, allora proviamo le batterie. Voglio provare a mettere una batteria dentro sta bestia. Ma aspetta, ma non è mio? O sì? È mio questo bronto? No, è il bronto che è cresciuto. Piccolo bronto, sei diventato un grande bronto. Quindi ci sarà anche un grande rex qua dietro. C'è un grande rex? Sì. Non è tanto grande, però vedo la testolina che spunta. Ciao ragazzi, siete come vi sentite? No, 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 tu fermo, ci manchi solo tu, guarda. Ci manca che ti giungi tu alla mucchiata. Guarda qui il casino. Ok, aspetta. Ce la possiamo fare. Allora, Lillo, ce la fai a seguirmi? Ok, seguimi, ti prego, dimmi che ce la fai. Io credo in te, puoi farcela. Sì, sì, dai. Dai, disincastrati. Ti prego, disincastrati. Non ce la fa, ok. Non importa. Ce la fai? No, sembrava. Proviamo a spostare la sella. Oh, la peppetta però. Mi sa che io quel tettuccio, come anche voi mi avete suggerito, quel tettuccio là. Sì, aspetta, forse ce l'ha fatta a disincastrarsi. Forse ce l'ha fatta. No, è ancora incastrato male. Io quel tettuccio lì mi sa che lo tolgo. Me l'avete suggerito anche voi, perché tanto ci do fisso craniate. Non ne vale la pena, visto che poi succede anche ciò. Cicci, dai faccela. Bravo così, patatone. Bravo, dai, manca una zampina. Abbiamo il brontosauro. No, questo non deve succedere. No. Ti prego. Ma stiamo scherzando. Allora, proviamo a togliere l'ornico tutto. No. Ci manca anche il Gallilimus. Ok. Lui tolto almeno. Però questa scena è ingiuriosa, soprattutto per il Rex, che aveva la testa completamente nel sederino del bronto. Non deve essere una cosa piacevole, presumo. Così ha intuito, eh. Ora riusciamo a sbloccarci. Non c'è più l'ornitorinco. No, non ce la possiamo fare. No, e siamo di nuovo a queste scene. No, fatemi passare. Vi devo liberare. C'è un uovo. C'è un uovo. Grazie. Dicevamo però, allora, mi serve una sella di Rex. Mi serve con urgenza una sella di Rex. Ragazzi, il vostro figlio è in pericolo. Tu, Rex, ce la fai? No, devo distruggere tutto comunque, quindi. In ogni caso non ho scelta. Ho visto che il Rex ha dei colori spettacolari. Spettacolari. Vedo l'ora di tirarlo fuori di qui per ammirarlo. Se. Ok. Cosa stai cercando di fare? Se. Vabbè, togliamo tutto, va. E ce l'abbiamo fatta, grazie a Dio, alleluia. Cicci è appena nato e hai già fatto un casino assurdo. Vai qua con mamma e papà, stai buono. Ciao, resta qui. Ciao Rex, aspetta che vengo ad ammirare i tuoi colori meravigliosi. Almeno mi è sembrato di vedere dei colori veramente molto belli. Oh, mi sa di sì. Vieni alla luce. Dimmi che ti puoi disincastrare senza troppi problemi. No, niente. Riusciamo a togliere sto tetto del Menga. Oh, e ora ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. Sì, è molto carino, mi piace tantissimo. No, dai, guarda che colori. Mi piace molto, è veramente bello. È tipo un bordeaux con un blu acquamarina, non lo so, un turchese, non lo so. Un blu petrolio, ecco, direi un blu petrolio.
E questo verdolino sulla schiena, mamma mia, ma che buono! No, vabbè, bellissimo. Molto, molto bello. Mi piace veramente tanto. Ok, allora, lo lasciamo lì. Aspetta, che volevamo fare il test con la batteria. C'è il tetto disintegrato. Abbiamo dovuto togliere tutto. Che tristezza infinita. A sto punto. Là. E lascio queste decorative. Vabbè, questa la lascio perché c'è la luce. Queste le posso anche togliere, mi sa. Vabbè, ci penseremo poi. Adesso non ne ho decisamente voglia. No, comunque non gli cambia niente la batteria. Qua vedo no batteries. Aspetta! Consuma la carica della batteria. Allora, la batteria adesso è super carica, giusto? Quindi in teoria semplicemente muovendomi e facendo i nostri attacchi. No, sì! Sta usando adesso in basso a sinistra. Mi è comparso il simbolo della batteria che abbiamo aggiunto noi, invece della sua carica, della sua batteria standard, diciamo, data in dotazione. Ah, ok, quindi gli possiamo aggiungere batterie. Ok, era così anche per gli altri. Io presumo di sì, semplicemente non me lo ricordavo. Vedo un Diplodocus che sta rompendo l'anima agli altri Tex Rider. Perché? Perché, ragazzo mio, perché? Allora, lasciamo le batterie lì. Troverò il modo di far funzionare quel raggio di raccolta prima o poi. E adesso, scusate, ma devo andare a far fuori un Diplodocus che non ha capito niente dalla vita. Ciao Cinci, guarda, ciao. Là, fatto fuori. Buon appetito, hai anche due di pranzo. Goditeli, te li sei meritati, ciccina. Perché è rossa, Elena? Ciao. We going exploring? Oh, mi hai dato 300 esagoni perché ti ho salutato? Molto bene. Salutiamoci più spesso, Cici. Dicevamo, orecchione radar. L'ariete spara tutto. E il parasauro raccoglie tutto. Ok. Ne manca. Dovrebbe mancarci quello con... che sembra che abbia le corna tipo da cervo. Sa di sì, mancherà solo lui. Vabbè, facciamo un altro giro nella zona. Vediamo se troviamo qualcosa anche di livello basso e intimo. Se ce ne sono di altri tipi che io adesso mi dimentico di cercare, mi raccomando ditemelo, perché io li voglio tutti. Cioè, li devo collezionare tutti, è una questione un po' di principio. Non ne vedo, però la zona dovrebbe essere questa. Cioè, nel senso, in questa parte della mappa dovrebbero essercene sempre. Da quello che ho capito, i Tex Rider non sono nella parte della mappa dove ci sono le creature R. La zona infima con le bestie che ti vogliono mangiare, le piante che ti vogliono mangiare, gli alberi che ti vogliono uccidere. Una zona accogliente. Aspetta, vedo lì, vedo una cosa. Vediamo. No, non è vero, non vedo niente. Ah no, tu sei sempre con le orecchie. Ah, però arriva lo 35. E anche dei colori bellini e bianco. Oh, vabbè, magari torno poi a catturarlo. Sì, dai, magari torno poi. Tanto non ha senso prenderlo adesso. Magari faccio fuori registrazione. Adesso andiamo a cercare quello che non abbiamo ancora catturato. Allora, noi il Tex Rider che stavamo cercando l'abbiamo trovato. È qui, però è un livello 10. È un po' infimo. Però mi piacciono molto i colori delle lucine. Sono molto delicati e carini. E c'è un Raptor Tech. Non riesco a vedere il livello. Un 16, vabbè, niente di che. Non è una zona molto carina. C'è pieno di Sarco, ci sono i Baryonyx, ci sono Raptor. C'è di tutto. Qualsiasi creatura che voglia mangiarmi è qua in zona. Quindi per cui, niente, ci proviamo sperando che non mi faccia scendere a terra. Vorrei evitarlo. Vediamo se riusciamo da qua sopra. Ok, e speriamo di riuscire a fare tutto in una volta. Dov'è la lucina blu? Dimmi che non ce l'hai su un piede. No, è qui. Molto bene, ok. Qui restiamo a bordo della creatura. Ti prego, dimmi che ne basta uno di giochino a sto giro. Me ne vorrei andare a casa, sinceramente. Voglio testare questa bestiaccia.
Ok, uno fatto, ma non è sufficiente. Ne dobbiamo fare un altro. Va bene. Allora, qua quantomeno la bestiolina cammina. Senza troppi intoppi, più o meno. Più o meno. Però vedo che le creature, tipo appunto i sarpi, cioè i carnivori, non è che li attacchino, non gli frega niente di ste bestie. Perché non sono bestie? Io continuo a chiamarle bestie. Non sono bestie, sono robot. Quindi giustamente non mi frega niente a nessuno. Cioè, chi lo fa fare di mettersi contro ste bestiacce ferrose? No, non ti bloccare, Cicci. Dai che ti stavo vantando. Non ti bloccare, dai, che eri così bravino. Stavi camminando tanto bene. Ok, possiamo. Vai, 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 vai. Velocissimi. Ho sbagliato tutto dalla vita. Ho sbagliato tutto tantissimo. Ho sbagliato tutto tantissimo. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Ora immagino dovrò ricominciare da zero, presumo. Molto bene. No, c'è il musetto qui. Però non mi dà più la barra di addomesticamento. Quindi sì, presumo di dover reiniziare da zero. Yuppie, che bello. Devo stare più attenta. Sì, taming allo 0%. Per un livello 10 tutto sto tempo perso. Devo stare più attenta. Cioè, è la cosa più semplice del mondo. Paradossalmente, cioè, se vogliamo, questo è uno degli addomesticamenti che veramente non richiede poi troppo impegno. Manco questi riusciamo a fare. Chi? Ci stanno attaccando? Cioè, stanno attaccando il robot? No. Ah, no, sono un Baryonyx e un Triceratopo che si scannano tra loro. Ah, ok, possiamo riprovarci, molto bene. Vediamo se riusciamo a rimanere sempre sopra la creatura. Sopra la creatura. Ok, ok. Sono pronta. Attenta, vigile. Ok. Non distrarti. Ok. Uno fatto, ora sto zitta, non dico più niente. Aspettiamo. Aspetta, ma è solo 65 sto giro, ne basta un'altra, sì? Sì, non me la fai fare tre volte sta cosa, vero? Solo perché ho sbagliato la prima, dai. Capita a tutti di sbagliare almeno una volta. Dai, che forse ora possiamo. Sì. Dov'è la lucina blu? Qua sotto. No, dai, non mi far scendere lì, ti prego. Ti prego. Non mi far... Puoi comparire qua, messaggino. Messaggino. Ti prego. Non mi far scendere, dai. Che è una zona del manga. Poi... Ok, non so come, ma siamo mezzi sopra la bestia. Ok, va bene. Va bene, va bene. Non distraiamoci, non guardiamo niente a nessuno. Finiamo questa cosa il più in fretta possibile. Sta arrivando un sarco. Vuole me, lo vedo. Ok, sale a bordo. Ok, molto bene. Quindi, come prima cosa, io silenzierò tutti. No, mi sta facendo male. No, mi sta facendo male. Io non riesco a muovere la bestiaccia. Cioè, il robottino, perché? Vabbè, non importa. Siamo riusciti a far fuori un sarco. Ah, ok, a calci. Siamo bloccati. Che succede? Perché non riesco a farlo muovere? Ah, ok. Ok. Ci siamo, tranquilli. Lì ci sono raptor. Vabbè, tanto noi non dovrebbero rompere l'anima. Allora, fammi vedere cosa abbiamo qua. Oh, ma questo è un cannone al plasma. Io come faccio a usare queste due cose che sono molto fighe? Allora, questo cosa fa? Silenzia? Hai silenziato creature? Come faccio a capirlo io se le silenziate? Aspetta, punta lì. Spara. Un po' lento. Però, però efficace. Ah però. Mi piace questa cosa, bellino. E se invece io volessi scusa, tipo silenziare questo, come così. Ok, silenziato, sì. C'è una roba blu. Ah, ma uno alla volta devo farli. Ah, no, forse non erano abbastanza vicini. E ora è diventato rosso. Sta finendo l'effetto quando, cioè, è rosso, è un rosino, un violaceo.
Il fatto è che mi servirebbe una creatura con cui testarlo, una creatura che abbia qualche potenzialità particolare, cioè tipo uno Yotirannus. Ecco, in teoria se noi silenziamo uno Yotirannus con questo Tex Rider, lo Yotirannus non dovrebbe più poter fare quel ruggito che terrorizza tutti, giusto? O quantomeno non ci dovrebbe fare effetto, in teoria. Ok, mi serve uno Yotirannus, prima o poi andremo a cercare uno Yotirannus per fare questa prova. Sono troppo bellini tutti i rumorini che fa, sembrano i robottini di Star Wars. Super R2D2, sono troppo carini, mi piace molto. Va bene, no scusa Triceratopo, non ti voglio schiacciare, scusa, no, fammi passare di qua. Cioè casa mi sa che è veramente lontanissima. Cioè dobbiamo fare più casa, cioè non è neanche lontana, è linea d'aria vicina, che è lì dietro. Però devo fare un giro incredibile con questa bestia. Ho sentito rumore di carno, sì. Ho sentito rumore di carno. Scusi, signor Carno, vengi qua. Che la voglio prendere a colpi di raggi al plasma. Dove? No, si è nascosto tra le foglie. Sparo a caso. Ti colpirò? Ti ho colpito? Mi sa di sì. Penso di averti colpito, sì. Però ho beccato un'altra creatura. Scusi, scusi, aspetta. Non lo vedo. E abbiamo fatto fuori. Vabbè, per fortuna. Era di livello bassino questo. Cos'era? Di quelle specie di orsi che tirano la cacca, vero? No, che mi sporchi l'armatura. Vabbè che è facile da lavare, però. Ah, praticamente è notte. O quasi. Però almeno siamo arrivati. Siamo arrivati. Yeah. Ce l'abbiamo fatta. Una lentezza esasperante. Però meglio tardi che mai. Abbiamo fatto stragi di dodo solo camminando. Solo camminando così. Ah no, vedi, io che non leggo bene. Non è lui che lo fa il raggio. Cioè non è che fa un raggio che raccoglie le risorse. Fa un raggio che attira le risorse che noi stiamo raccogliendo con quella specie di laser gigante. Che però non ha la creatura in sé. Cioè ce la dobbiamo costruire a parte. E quanto... No scusa, cosa serve per farla? Serve tanta roba per farla. Troppa roba per farla. Dannazione. Allora, non possiamo testarlo oggi questa funzione. Porca puzzolina. La facciamo per la prossima volta, perché ci vorrà un'eternità a raccogliere risorse per fare sta cosa. Però la prossima volta lo testiamo. Allora, aspetta adesso. Prima di chiudere, noi dovevamo testare la canoa. Vediamo di andare verso il fiume. Da questo rispetto a quello sputo d'acqua che abbiamo davanti a casa, mi sembra un buon posto dove testare la canoa già. Allora, vediamo. Piazza la canoa. Ups, aspetta. Ok, eccola qui. Oh, che carina! Una cesta gigante praticamente. Voglio... Sì? Ok. Ah, posteriore? No. Posso cambiare posto? Voglio mettere davanti. No, non posso. Davanti, sì. Ok, molto bene. E come giro? No, non giro così, no. Allora aspetta, devo girare così. Sì, ok, con i pulsantini della tastiera. Oh, che carina. Ma ci possono attaccare le bestie in acqua? Presumo di sì. Va anche veloce. Carina, aspetta. Studiamocela bene. Cioè, noi da qui poi tipo possiamo metterci a pescare. Mi posso sedere, basta. No, devo per forza guidare se mi siedo. Ok, va bene. Però da qui noi volendo possiamo pescare, possiamo farci i tuffi. E poi ha un inventario, sì. Quindi possiamo raccogliere roba. Io qua c'ho un sacco di roba. Là. Guarda, in canoa. Perfetto. C'è una bestia laggiù che vedo bloccatissima. Ma cos'è? Un ptero? Andiamo a vedere in canoa. Andiamo a vedere con la canoa che bestia si è bloccata. È un ptero. A me sembra un ptero. Perché è bloccato così? È un ptero bloccato. Ma perché? Cos'hai? Ptero? Ptero, tutto bene? No, ti vedo messo malissimo. Ma perché punta verso il... Ma che problemi ha? No, ma povera bestia, ma sta affogando. Ma dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo intervenire. No, dai, mi fa troppa pena. Voglio...
posso... Aspetta, posso sparare restando seduto sulla canoa? Figo! Ok. L'obiettivo non era addormentarlo, volevo solo che... poverino, si disincastrasse, perché mi ha fatto molta pena. Vediamo, possiamo andare in retromarcia? Sì! Sei hello! Sì, ciao! Ciao! Sono HLNA, una personalità fratale codificata all'interno di un ologramma high-tech. Ma considerami pure la tua guida. Non ci eravamo già presentati noi? Così, eh? No? Sì? Boh, vabbè, ok. È un po' come ti pare. È molto rilassante fare questa cosa. Molto. È bellissimo andare in giro in canoa. No, voglio girare tutta Ark in canoa. Un giorno partiremo all'avventura, Giannina. Canoa in spalla. E ci andiamo a visitare tutta Ark. Manna, è molto bellina, mi piace. Sì, 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 approvata, la canoa super approvata. Poi se c'è qualcosa di figo che si può fare con la canoa che io non so e che non ho visto, ovviamente ditemelo, così lo testiamo. Ok, aspetta, non ti schiantare, non ti schiantare, fermo. Ok, recuperiamo la canoa. Molto bene, e... però aspetta, dovrebbe esserci della roba che io ci ho messo all'interno. No, è rimasto nella canoa? Nell'inventario della canoa io avevo messo roba. È tornato in automatico nel mio inventario. Ok. Ok, ok. A posto, no, pensavo che rimanesse tipo la bustina, come succede quando metti i dinosauri nella sfera poké. Ok. Va bene ragazzoli, allora per questo episodio io direi che possiamo finirla qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao ciao.